Bella a tutti ragazzi, siamo tornati qui sulla carriera allenatore, io sono Ricky PZ e oggi ragazzi abbiamo tanto lavoro da fare, tra virgolette, perché dobbiamo ancora continuare un po' di mercato, anche se la squadra è già molto molto pronta a mio avviso. Dobbiamo vedere un po' dove inserire alcune pedine importanti. Arriva un'offerta per Gabriel Silva. Allora, 25 anni, un 71, io non vorrei venderlo, però ci faccio una controfferta a 2.600.000, quindi vediamo un po' magari cosa succede. Conferenza stampa che vabbè, non mi interessa più di tanto. Allora, ragazzi, ci tengo a precisare che Tiz è tornato sul suo canale, ma la carriera qui continuerà assolutamente. Ho deciso di, almeno per il primo anno, simulare quasi tutte le partite, perché voglio andare avanti con la carriera, perché sennò mi annoio io e vi annoiate voi a vedere solo le partite. A livello di YouTube non è molto seguito il gameplay delle partite, ma più il mercato, diciamo i trasferimenti, in generale cose del genere. Quindi unisco l'utile al dilettevole. Allora, offerta di trasferimento, troppo alta la cifra per Gabriel Silva. Ok, allora ragazzi, andiamoci a sistemare un po' la rosa, perché dobbiamo vedere se stanno tutti a posto. Allora, tutti con la freccia in su, perfetto, Serk è anche salito di uno già. Mi avete detto di chiamare il nostro Yankto, non Yanko come dicevo io, ma Yankto. Va bene, allora io vi sto a sentire ragazzi. E qui in panchina abbiamo giocatori validi, sicuramente, vabbè, Raneghi non tanto, però ci portiamo sicuramente Samir, perché lui può fare anche il terzino sinistro, quindi perfetto. Ok, giocano i nuovi acquisti, Kutepov, anzi facciamo giocare qualcuno già più abituato, no, Samir c'ha la freccia in giù, ok. Gioca Yub, diciamo Selk ovviamente. Già ci sono i nuovi acquisti ragazzi, voglio vedere cosa facciamo simulando contro la Roma e poi interveniamo sul mercato, che questa volta facciamo proprio insieme a voi. Cerchiamo proprio di farvi vedere, cerco di farvi vedere proprio a fondo come mi muovo io. Allora, inizia la partita, sicuramente non sarà facile questa partita, rischiamo anche la sconfitta perché siamo fuori casa. Ecco, al primo minuto arriva il gol di Perotti, ma è normale ragazzi, Yankto è qui, cartellino giallo, poi mannaggia la miseria, infortunio per Adnan. Pareggia Yankto, proprio lui, il più atteso, praticamente in gran forma in questo inizio di campionato. Vediamo se riusciamo a tenere il pareggio, non è semplice, questo lo sappiamo, però vediamo se riusciamo a strappare questo punto. Ah ragazzi, ci avevo quasi creduto, all'89esimo prendiamo il gol da Nainggolan. Va bene, avevo detto che era difficilissimo a Roma, però dai, ci può stare nel complesso. Comunque abbiamo reagito a un gol, quindi va bene. Facciamo gli allenamenti che sono quelli precedenti. Sale ancora Serk, raga, diventa un 74, quindi già è salito di più 2. Attenzione perché Serk è veramente in gran forma. Ora avanziamo, anzi andiamoci a vedere prima l'ufficio. Giocatore infortunato, quanto tempo? 6 settimane. Ecco, ti pareva che dovevo avere i giocatori tutti infortunati come al solito. Allora, sistemiamoci sicuramente Adnan. Al posto di Adnan io farei giocare Gabriel Silva, un esterno che spinge. Al posto di Kutepov gioca Danilo, mettiamo un po' più di esperienza. Samir va bene, al posto di Angela io mi porterei il nostro Kutepov, perché ci tengo veramente tanto. Allora, vedendo un po' la rosa ragazzi, io direi che per il momento o ci andiamo a prendere un esterno che può fare sia il trequartista, diciamo un jolly, perché altrimenti il centrocampo bene o male con Alfredson, con Kums, con Gnucuri è abbastanza coperto. La difesa con Faraoni e Angela e Aguilar anche ci siamo. Ora brutta tegola Denan, però possiamo sostituirlo con Gabriel Silva che abbiamo venduto e Samir. A livello di attacco bene o male abbiamo il nostro Zapata che utilizzeremo alla fine. Abbiamo anche Ennesri, che è già un 70, e il nostro Serk, logicamente, diciamo, serve un giolletto lì davanti. Quindi ragazzi ce l'andiamo a scegliere insieme. Gli osservatori non li sto utilizzando proprio particolarmente perché non mi stanno dando gli uomini che voglio, però vediamo se riesco a prendermi un esterno. Quindi andiamo nella rete mercato globale, istruzioni, potrebbe anche già esserci sicuramente, aggiungi nuova istruzione. Un esterno veloce, diciamo, mettiamo ala, farei così,
e poi ci mettiamo anche COC, così abbiamo due alternative comode. Diciamo che i giocatori che ho già comprato sono i giocatori che sono abbastanza sconosciuti e che volevo principalmente. Poi gli altri mi affido un po' all'osservatore. Vediamo nel centrocampista offensivo. A volte ci danno anche buone indicazioni. Oddio, è Iaria. Ragazzi, non so se lo conoscete. Questo diventa una bestia, ragazzi. Parte da un overall non molto alto, ma diventa veramente forte. Benes. Posso chiedere informazioni, però è ancora un po' acerbo. Tarashai è forte, ma in prestito. Ecco, mi ricordavo che c'era un qualcosa che non andava nella prima stagione. Allora, avanziamo un po', ragazzi, così vediamo se arrivano le informazioni che abbiamo chiesto. Ok, non vogliono molto per Eiarea. Diciamo che questo è più un acquisto in prospettiva. Io offrirei 1.400.000 sinceramente. Non vorrei scambiare granché, perché sennò abbiamo una rosa poi troppo corta. Quindi vorrei andare così fisso. Questo giocatore che già prende 13.000 di stipendio è una bella promessa. Ok, lui no, quindi andiamo avanti. Questo può essere un buon jolly che possiamo sicuramente sfruttarci. Sì, raga, c'ho un raffreddore tremendo. Ok, allora saliamo un po', saliamo 1.500.000, vediamo se cede il Liverpool, perché il Liverpool non li cede questi giovani, questo ve lo posso assicurare. Ok, allora, avanziamo un po', vediamo se hanno accettato. Ok, 1.500.000 hanno accettato, alla grande. Offriamo, io vorrei dare 10.000 sinceramente, 4 anni, mettiamo giocatore per il turnover, perché comunque le partite vorrei fargliele fare. Poi vabbè, quando torna De Paul è diverso alla fine. Ok, ora abbiamo la sfida contro l'Empoli che vorrei vincere. Usiamo di nuovo lo stesso modulo. Nel caso non dovessimo fare risultato, potremmo pensare di cambiare anche il modulo. Vediamo. Allora, controfferta, niente, vogliono 15.000. Ok, diamogliene 12, trattiamo così. Mettiamo giocatore importante solo per vedere se accettano lo stipendio, altrimenti mettiamo turnover e gli diamo quello che vogliono. Il Barcellona ha comprato Mesut Özil, ragazzi, quindi tanta tanta roba. Allora, giocatori impegnati con le nazionali: Janto, Karnezis, Widmer, Zapata, Nyukuri. Quindi interessante. Offerta trasferimento ancora per Gabriel Silva, che a questo punto non vorrei dare, visto l'infortunio che abbiamo subito. Chiediamo 2 milioni al Cagliari, perché il Cagliari i soldi ce li ha, questo lo posso assicurare. Controfferta, ok, va bene. Allora, facciamo turnover e ti offro quello che vuoi, così vediamo se ovviamente uno ce lo riusciamo a prendere. Vediamo, vediamo, stiamo facendo un mercato un po' più accurato, ragazzi, perché i giocatori che volevo prendere, ve l'ho detto, li ho acquistati. Non vorrei troppo caricare la squadra di nuovi acquisti. Allora, offerta trasferimento per Lucas Evangelista. Attenzione, no no no, facciamo la controfferta a 5 milioni, perché comunque Lucas Evangelista, so che con 5 milioni più o meno poi posso prendermi un talento nel caso. Hanno accettato i 2 milioni per Gabriel Silva, ve l'avevo detto, ragazzi, ve l'avevo detto. Vabbè, dobbiamo qui aumentare l'offerta, raga, questo è un giovane che non possiamo farci scappare, perché questo è importante, mettiamoci importante, dobbiamo offrirgli un contratto un po' più elevato, ragazzi, ma questo ci fa fare una plusvalenza incredibile. Ve l'avevo detto che il Cagliari aveva i soldi, ormai li conosco. Allora, giochiamo con la formazione titolare, ragazzi, tutti riposati logicamente, tanta pausa. Empoli col 4-1-2-1-2, vediamo subito Maccarone. Dobbiamo migliorare la fase difensiva iniziale, perché comunque, ecco, il pareggio di Widmer, prendiamo gol immediatamente, magari sbagliamo l'approccio alla partita. Ok, ammonito Fofana. Fofana, giocatore particolare. Janto segna sempre, ragazzi. Mamma mia, 2-1. Speriamo di tenere questo risultato, raga. Tripla Evangelista, e quindi ci andiamo a prendere questa vittoria importantissima contro l'Empoli. Sono veramente contento, perché serve una reazione dopo la sconfitta con la Roma. Allora, facciamo gli allenamenti. Per il momento stanno salendo bene e continuo con loro. Poi cambio anche gli allenamenti, logicamente, state tranquilli. Una bella A per Ayub. Perfetto, Serke prende una D. Serke, svegliati, mi raccomando. Allora, andiamo a vedere un po' in ufficio cosa si dice. Offerto trasferimento per Lucas Evangelista, ragazzi, salgono a 4 milioni, giocatore particolarissimo. No, qui devo aumentare a 6 milioni, perché vi ho detto, se proprio lo devo far andare via, comunque mi serve
una cifra interessante. Ok, abbiamo venduto Gabriel Silva e a questo punto mi sa che ci tocca andare su un giocatore particolare lì sulla fascia. Ragazzi, devo aumentare a 20, incredibile, incredibile ma vero. Ma Eiaria ci fa penare perché veramente chiede abbastanza. È già tanto 20.000, devo dire la verità. Però vediamo. Allora, ora la rosa cambia logicamente. Togliamo Adnan e ci adattiamo Samir. Purtroppo dobbiamo fare così. Un terzino lì, barra esterno basso, ci serve assolutamente. Riporterei Angela qui. Ci serve perché comunque dobbiamo avere le alternative assolutamente. Vediamo se ci hanno trovato qualche esterno interessante gli osservatori. Se no, poi mi regolo io, vediamo. Ah, là sì, ci sono dei giocatori anche interessanti. Tipo Sobi, ragazzi, dello Stoke, non è niente male, veramente niente male, ve lo consiglio. Mamma mia, Kenny Prince Redondo, ragazzi, dell'Union Berlino. Questo è veramente forte, ragazzi. Questo è veramente forte, può fare quel ruolo che vogliamo noi. Paganini, non sono convinto. Bray, però è in prestito, mannaggia, se no era interessante. Vediamo questi due giocatori perché potrebbero fare a caso nostro. Allora, avanziamo un po' e vediamo perché manca poco alla fine del mercato. Allora, contratto rifiutato. Vabbè, ragazzi, ma quanto vuole questo? Diamogli 22, ma veramente vuole giocatore chiave? Non ci credo che vuole giocatore chiave. Cioè, se no lascio perdere. Allora, direi che il nostro evangelista ce lo teniamo perché magari mi salta l'affare con Liverpool e non mi va a genio perderlo. Poi evangelista può crescere molto secondo me, quindi lasciamo stare. 2 milioncini per Redondo. Allora, vediamo se riusciamo a prenderlo almeno. Ragazzi, mi sto riservando anche un po' di soldini, logicamente, per il mercato di gennaio poi. Questo è chiaro, penso l'abbiate capito ora. Allora, andiamo avanti. Praticamente ora ultime 10 ore di mercato. Vediamo in ufficio cosa si dice. Ok, per Sobi, no, si è trasferito di recente. Vabbè, allora lasciamo perdere. Andiamo su Redondo. Nome grosso, ricorda un fenomeno del Barcellona. Poi è andato anche al Milan, anche se non ha espresso proprio il suo potenziale al Milan. Offerta troppo bassa per Redondo, vogliono di più. Perché siamo alla fine del mercato, quindi vado con 1,6 perché mi serve assolutamente un giocatore del genere, molto veloce. Ancora contratto rifiutato, ragazzi. E che diamine. Ultima offerta, raga, vado a 28.000 e ci sto rimettendo in tutti i sensi perché veramente gli sto offrendo un contratto faraonico a livello di stipendio e non mi sembra proprio il caso. Mi deve anche far sapere perché comunque devo regolarmi. Allora, vediamo un po'. Ufficio. Offerta accettata, ragazzi. Offerta accettata, Redondo, perfetto. Ecco, anche lui prende abbastanza. Vabbè, a lui gli do quanto vuole, però metterei turnover a lui perché devo gestirmi un po'. Vabbè, allora lascio perdere Yara, ragazzi, perché veramente Yara, come si chiama lui? Veramente è assurda una cosa del genere. Non posso offrirgli tutto quello stipendio. Andiamoci a cercare un altro. Allora, Schmidt, mamma mia, cedibile in prestito. Vabbè, allora aspetta, provo prima Edwards perché mi piace di più e poi vediamo Rog, sarebbe interessante. Contratto in scadenza, Rog sarebbe un bel talento da portare al nostro Udinese. Tarasciai, no, in prestito. Benezes, no, Alfar, Tarasciai. Allora, vediamo questi qui. Non so come la dirigenza va a cercare proprio i nomi che voglio io, non lo so perché il Chelsea ha comprato Goretzka, ragazzi, attenzione. Allora, in ufficio ci sono tre email. La sua richiesta per Edward si è unito solo di recente, vabbè, lasciamo perdere. Anche Rog, stessa cosa. Allora, controfferta addirittura, ragazzi, mamma mia, ma questo solo perché siamo alla fine del mercato, io lo so. Tutti che vogliono un contratto bello alto, devo dire, è interessante. Allora, vediamo se gli osservatori ci hanno trovato qualcosa di utile a livello di ali. Allora, Mabrai in prestito, mannaggia, se no era perfetto. Questo Manconi non mi entusiasma. Allora, forse devo cercarli io, ragazzi. Allora, voglio andare in una squadra che non so se conoscete, che è una squadra particolare
In Bundesliga, ve la faccio vedere immediatamente, voglio tenere un po' sulle spine mentre cerco la squadra, logicamente. Allora, conoscete il Darmstadt? Ha giocatori veramente particolari. Vi consiglio ad esempio Bangard, non so se si pronuncia così, mamma mia, Fisk ragazzi, Fisk. Questo è un giocatore che cresce, voi lo sottovalutate ma cresce. Poi c'è, aveva anche un terzino, mi pare, che era interessante, sempre se lo trovo, forse più su. Eccolo qua, Guara. Raga, no, è in prestito, maledizione a lui. Allora, io vado sempre a cercare un po' le squadre e poi mi cerco i talenti. Questa volta non vi faccio vedere i tagli precisi, ma voglio farvi vedere proprio come mi muovo. Allora, in League One ci stanno giocatori interessanti nel Lille. Ovviamente parlo principalmente di esterni. Baluli, assolutamente un giocatore che mi piace molto. Dove ci sta una... Eccolo qua, il Gazi, che sicuramente conoscete un po' tutti. Kishna mi piacerebbe, in prestito, ok, però poi mi piacerebbe portarlo. Kone, giocatore formidabile, però è difficile da prendere. Poi siamo nell'ultima ora di mercato, quindi non è semplice. E Sliti è in prestito, perfetto. Pensavo si potesse prendere questo Terrier, no, non mi dice niente. Allora ragazzi, continuiamo le trattative qui per questi giocatori che stiamo vedendo, perché mancano solo 7 ore, 5 mail, però sono interessati. Varane è andato al Chelsea, quindi un bel acquisto da parte del Chelsea. Allora, Fisk, niente, si è unito di recente. Ah, maledizione, tutti che sono uniti di recente. Kone, bel terzino ragazzi, prende anche pochissimo. Vediamo, se me lo danno per 300.000 euro ci faccio un pensierino, questo cresce ragazzi, lo posso assicurare. L'ho detto, a me la squadra alla fine piace. Ecco, Redondo era la ciliegina che volevo. Quindi direi che è quasi chiuso, si può dire, il mercato di estivo, diciamo. Ora ve lo faccio vedere in rosa Redondo, assolutamente. Eccolo qui, dov'è? Eccolo, è già un 67, quindi può arrivare tranquillamente al 70. Fa sia la S che la S, quindi giocatore particolarissimo che possiamo sfruttare. Samir ha giocato bene contro l'Empoli, quindi più di tanto non voglio toccarlo. Aspettiamo qualche altro mail, vediamo se riusciamo a prendere il terzinetto nel caso, per sostituire Gabriel Silva principalmente. Maledizione, dai, fammi lo sconto di 50.000 euro, che sono importanti, fidatevi, nel complesso. Allora, andiamoci a vedere un po' gli obiettivi, perché comunque gli obiettivi non dobbiamo perderli di vista, perché sono fondamentali. Allora, crescita giovani, 4 giocatori per il vivaio nel ruolo di centrocampista, uno l'abbiamo preso. Ok, qui fatto, 16esimi già presi, dobbiamo qualificare per l'Europa League. E aumentare il valore del club non è semplice, dobbiamo risparmiare 7 milioni dei fondi stanziati. Vabbè, alla fine della stagione, quindi ci può stare. E poi 6% il valore del club da aumentare, ok. Allora, andiamo nel vivaio, e dobbiamo, ecco, stanno già seguendo i giocatori, ragazzi, li ho mandati, se lo ricordate bene. Abbiamo già Castel, no, aspettate, voglio almeno finire il mercato in questo episodio, perché vediamo un po', cioè finire le ore di mercato principalmente. Allora, offerta accettata, Kone, perfetto, gran bel giovane, mamma mia, vuole gli spiccioletti, guardate. Siamo alla fine del mercato e devo assolutamente offrirglieli. Ora addirittura gli spiccioletti, 150 euro anche, vabbè. Si accontenta di poco, ha un overall basso ragazzi, ve lo dico già. Però cresce ed è importante anche farlo girare magari in coppa, così. Offerta accettata, perfetto, portiamocelo a casa, sarà un 63 mi pare. Ora non mi ricordo come l'ho presi in una carriera di inizio anno, sinceramente. Però non mi ricordo preciso l'overall, ora lo vediamo insieme, vediamo, no, un 60 proprio, ok. Però guardate, c'è una buona accelerazione che può crescere, una buona velocità scatto, giocatore interessante di soli 21 anni, quindi occhio, abbastanza brevilineo. Direi che abbiamo chiuso gli acquisti del mercato estivo, abbiamo una rosa anche non troppo lunga ma neanche molto corta, diciamo il giusto compromesso. Quindi facciamo finire quest'ora di mercato che ora non ci sarà. Lukaku al Manchester United. Ecco, United inizia a comprare un sacco di giocatori come fa di solito.
Ok, mercato chiuso, ragazzi, ci andiamo a vedere in ufficio le email che sono importanti. Vediamo, 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 vediamo. Aggiornamento mensile, quindi sono arrivati i giocatori nel vivaio. Spero mi abbiano trovato i centrocampisti che chiedevo e che chiede anche la dirigenza. Allora, vivaio, no, ho sbagliato, ragazzi, ho fatto una stronzata. A fine episodio la stronzata la dovevo fare. In pratica dovevo cliccare sopra per vedere i giocatori. Mannaggia a me. Vabbè, allora facciamo così. Mandiamoli di nuovo. No, ok, si può fare da qui. Si può fare da qui, ragazzi. Meno male. Allora, centrocampisti. Vediamo, vediamo. Vabbè, io li prendo tutti. Poi vediamo. Ci regoliamo. Tanto si possono comunque togliere dalla primavera. Tanto l'obiettivo quasi che l'abbiamo già fatto, secondo me. Allora, bello questo giocatore. Ecco, l'obiettivo lì è già sbloccato, quindi già si vede. Anche lui non è malvagio, vabbè. Ok, vediamo l'ultimo anche cosa ci ha portato. Oh, lui è interessante, raga. Lui è interessante. Poi no, questi due lascio perdere. Allora, quindi l'obiettivo penso che è stato raggiunto, bel lavoro con il nostro programma giovanile. Sì, quindi direi che è stato superato assolutamente. Andiamocelo a vedere qui nella panoramica. Perfetto, 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 perfetto. Quindi ci manca praticamente solo la qualificazione all'Europa League e questi due obiettivi delle finanze che sono belli tosti. Quindi, ragazzi, direi che questo episodio può finire qui. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!